Grazie, buonasera a tutti. Ecco Massimo, la mente, lo dicevo anche al nostro Andrea Morini in cronaca diretta, a me insomma ha portato a tanti anni fa, nel 2002 è stata l'ultima Coppa Italia di A2 vinta da Piacenza, all'epoca tu giocavi con la maglia di Forlì, cioè da avversario, adesso invece eri dalla parte giusta, diciamo. È un ricordo amaro invece il mio, vedi, perché nel 2002 io ero l'avversario di turno e solo sfioramo la vittoria perdendo il tie break. Sono contento che questa volta ero dalla parte giusta. Senti, invece questo è il primo successo di un certo tenore come tecnico, come allenatore. Come lo hai vissuto? Guarda, mi devo ancora riprendere, perché è stata una partita estremamente intensa, di quelle che spremono energie non solo fisiche ma anche nervose, anche agli allenatori e allo staff, non solo ai giocatori che pedalano effettivamente in campo. E è chiaro che adesso devo ancora un attimo, la gioia è tanta, però si fa fatica a rendersi conto perché c'è ancora l'adrenalina a mille e non si riesce neanche, guarda, non riesco neanche a festeggiare a un certo punto. Ciao Massimo, sono Amorini. Senti, ciao. Vincere un titolo di Serie A2 con una società nata da 6 mesi, beh, insomma è tutt'altro che facile, eh? Scusa Andrea, non ti sento bene, che siamo in pullman. Ti stavo dicendo, vincere una squadra che è una società che è nata da 6 mesi, beh, è un'impresa tutt'altro che facile. No, vabbè, ma il bilancio sarebbe stato positivo a prescindere da oggi, ma è chiaro che stiamo cavalcando un'onda di entusiasmo, figlia però di una spinta data da una società che, anche se nuova, inesperta, aveva grande motivazione e ci ha fatto subito capire che voleva far bene, sostenendoci in tutto, anche facendo dei sacrifici quando era il momento di farlo, perché costruire qualcosa dal nulla è chiaro che non è facile, e loro ci hanno dimostrato che erano disposti, anche avevano capito la situazione e ci hanno aiutato molto, intendo che hanno aiutato me, hanno aiutato Zlatanov nella costruzione della squadra, nel concederci anche qualche errore in fase di programmazione, di costruzione, perché purtroppo nessuno nasce imparato, no? Per cui siamo a questo punto, ci guardiamo indietro, sembra passata una vita, in realtà sono passati poco più di 6 mesi e già stiamo raccogliendo dei frutti insperati, e devo dire che questa cosa ci riempie di orgoglio, perché anche se non siamo perfetti e facciamo tanti errori, però alla fine qualche cosa che ci dà la spinta a migliorare, ad andare avanti, queste giornate ripagano di tutto. Senti Massimo, di solito si dice che la finale è una partita a sé, ma qui non è stata una partita e basta, sono state almeno 3 o 4, perché nel primo set avete vinto il set, il secondo è stato combattuto, il terzo sembravate spariti dal campo, poi siete ritornati e avete vinto la Coppa. Insomma è stato anche difficile da capire e da commentare. Era una finale, quindi avevamo già chiarito che sarebbe stata una partita molto diversa, in cui i valori e sarebbero stati mascherati un po' dalle emotività, e quindi eravamo preparati, ma un conto è essere preparati e un conto è viverla una situazione del genere, no? E possiamo dirlo, insomma, adesso noi ostentavamo sicurezza e siamo stati bravi a nascondere alcune situazioni, ma ci siamo presentati in condizioni non ottimali, eravamo veramente, alcuni dei nostri giocatori di punta di riferimento erano veramente in difficoltà dal punto di vista fisico, siamo riusciti a metterli in campo grazie a un lavoro straordinario dello staff medico e dei preparatori, ma non erano al top. Questa cosa si è vista nel corso di una partita, si è vista nella discontinuità di rendimento, nel fatto che abbiamo dovuto alternarci molto in campo con i giocatori, cercando di capire chi potesse darci le risposte di cui avevamo bisogno, e questo è emerso anche la forza di un gruppo che non ha voluto mollare quando sembrava che non fosse giornata. Senti, tornando alla mente a quel lontano 2002 in cui vincemmo quella Coppa Italia, poi la squadra vinse anche il campionato andò in A1, quindi voi siete primi in classifica, come la vedi?
la vedo che la fai troppo facile. No, ma certo. No, diciamo che, allora, diciamo che adesso quello che ci aspetta da qui in avanti è recuperare gli effettivi al loro meglio dal punto di vista fisico, e ne avremo per un po'. Quindi ci apprestiamo a vivere un periodo in cui dovremo un po' vedere come riuscire a uscire da questo periodo di ripresa, ok? Poi è chiaro che oggi abbiamo preso la ciliegina, no? Oggi la ciliegina l'abbiamo presa, adesso bisogna fare la torta. È chiaro che, Max, quando vince una finale di Coppa come questo ci sono tanti, tanti grandi stimoli, ma è chiaro che a questo punto diventi il vero favorito del campionato e da questo punto di vista diventa più difficile giocare. Sì, sì, ma noi siamo contenti, cioè sarebbe ipocrita adesso fare discorsi. Noi sappiamo che abbiamo raggiunto, e questo risultato ci dà sicuramente grande soddisfazione, ma ci fa anche capire quanto sia difficile un campionato come questo, in cui le giornate in cui ti riesce poco o niente possono arrivare. E in questo momento la gioia di un risultato ottenuto, di un trofeo conquistato, ma anche la consapevolezza che abbiamo ancora tanto da lavorare, quindi che non c'è niente di così scontato e che gli equilibri cambiano da un momento all'altro, basta avere un momento di flessione, una giornata negativa, per cui è bello che i tifosi adesso festeggino, che sognino e che magari facciano dei voli pindarici. Quello che dobbiamo far noi oggi sarà quello di festeggiare, domani pure, poi quando ci ritroveremo al palazzetto insieme, e continuare a lavorare, perché non c'è niente veramente di scritto.